Lo sapevate che il Team Rocket ha un Meo, che è un Pokémon gatto, perché sono gli antagonisti di Pikachu e Ash? Pikachu il Pokémon topo? Meo il Pokémon gatto? Oppure avete mai visto queste immagini dei Pokémon che non sono mai stati rilasciati e scartati dalla seconda generazione? Lo sapevate che Tirtouga era pensato per la seconda generazione e Munna per la prima? Oppure sapevate che Ash nel primo film diventa grigio per una censura e non perché viene casualmente pietrificato? L'idea originale era che morisse e che Pikachu cercasse di riportarlo in vita con le scosse. E questo si rifaceva alla morte di Ambra, un personaggio eliminato dal film che era la figlia del dottor Fuji. Il dottore inizialmente voleva creare un clone della sua bimba morta, ma i fondi arrivavano da Giovanni, che pretendeva in cambio un clone perfezionato di Mew, il Pokémon più potente del mondo, Mewtwo. E queste erano solo alcune delle curiosità che pubblicai sulla pagina Mille cose che non sai sui Pokémon. Una pagina Facebook di tanto tempo fa, già tanto. Io mi fermavo Mew e quello che vi voglio raccontare vi prometto che sarà davvero interessante. Lasciate soltanto che vi spieghi come iniziò. L'avevo iniziata quasi per scherzo e alla fine ebbe un enorme successo. Ah, enorme è una parola sbagliata. Beh, comunque piaceva. Lentamente a me si erano aggiunti altri admin come Ranze, che poi cambiò nome, che era il nostro grafico e fu il primo ad aggiungersi. E beh, questa era la grafica delle nostre prime curiosità, quindi definiamola artigianale. Poi arrivarono Celebi, la ragazza svizzera che non voleva farsi vedere in faccia ma che era stata apprezzata fin da subito dai fan, nonché la prima ragazza in assoluto nel nostro gruppo, e che dopo poco tempo riuscì a far entrare nella pagina anche la sua amica Reshiram, ma poi c'era Negan che era fra i più attivi. Non sapete quanto impegno ci metteva. Poi c'è Eve che, se mi sta guardando, beh, penso ancora che la tua voce sia bellissima, ok? Poi ci fu Ho-Oh che cercò tutto il tempo di diventare amministratore, poi c'era Raichu, Darkrai, Sherry, Embo, Rempoleon, Charizard, Zoroark. Sì, praticamente la maggior parte di noi aveva dei nomi che arrivavano da Pokémon. Servivano dei nickname, non che 151 è Geo, 151 Ego, come lo pronunciate, vada esattamente bene come soprannome, come nickname da usare su internet, è impronunciabile. Quindi molto meglio Raichu, dai. Spaziavamo enormemente come età, andavamo dai 12 ai 21 anni e finché la pagina cresceva i fan continuavano ad affezionarsi, ma sul serio si affezionavano a noi perché ognuno di noi aveva un carattere diverso e si sentiva questo nella pagina. E con l'uscita degli ultimi giochi di settima generazione sento sul serio la nostalgia di quei periodi ed è proprio per questo motivo che sto leggendo, perché di solito riesco a parlare di molti argomenti, questo, beh, era troppo difficile. Noi sulla pagina non è che mettessimo semplicemente le curiosità. Tipo, lo sapevate che Articuno, Zapdos e Moltres scompongono la parola Mozart e sono ordinati in base al finale del loro nome, cioè 1, 2, 3? Cioè, preferivamo rispondere ad ogni commento, spiegare quello che i fan non avevano capito, comunicare con i fan in continuazione, senza mai perdere il contatto diretto. E come tutte le pagine che crescono, avevamo i nostri haters. Un bel problema fu quando iniziarono a rompere le scatole del tipo: oh, avete detto che nei giochi non si può rinominare un Pokémon con il nome di Hitler, ma l'avete presa da Pokémon Central Wiki, potevo cercarla anch'io a questo punto. Peccato che l'avessi scritto io su Pokémon Central Wiki. Per chi non lo sapesse, Central Wiki è la Wikipedia dei Pokémon. Chiunque ci può scrivere. Ovviamente se scrivete castronate verrà tutto cancellato. E io scrivevo spesso pagine di Central Wiki, attualmente molte sono opera mia, anche fra le più famose. E quando vennero a dirmi che copiavo da fonti che erano mie e che avevo scritto io, beh, potete capire. Quando nei commenti iniziano a insultarti perché hai copiato te stesso, ti girano le scatole abbastanza in fretta. Così, nella descrizione della pagina, specificai che eravamo creatori di contenuti di Central Wiki. Quindi non accusateci di aver copiato da una cosa che abbiamo scritto noi. Però i caratteri erano abbastanza limitati all'interno della descrizione. Quando qualcuno arrivò a dire: ma non sappiamo che cosa sia Central Wiki, dovetti mettere il link e tagliando pezzi di frase, tagliando, alla fine la scritta che rimase fu che eravamo creatori di Pokémon Central Wiki. Io avevo pensato a creatore di contenuti, ma accorciato, non avevo notato che la frase era effettivamente molto fraintendibile. Ed effettivamente, beh, la modificai di nuovo in autori di Pokémon Central Wiki. Beh, sappiate che per 2 anni sono comunque girati meme e critiche sul fatto che volessimo fingere di aver inventato Wikipedia. Sì. E vabbè.
Alla fine la pagina era molto attiva e molto apprezzata, così miglioriamo la grafica e iniziamo a postare anche altro. Le curiosità occupavano sempre un buon 90% della pagina, ma almeno pubblicando qualche post diverso accontentavamo anche altri tipi di fan. E una volta Negan, che era estremamente apprezzato da tutti, decise di aprire un confronto fra i Pokémon di una volta e quelli nuovi, e fu un disastro. Ovviamente lui si faceva guidare dalla nostalgia, quindi non c'era bisogno di dire che effettivamente la sua visione non fosse affatto oggettiva, ma fosse decisamente sua, molto personale. Però, beh, il problema fu nei commenti, perché alcuni criticarono in modo decente, altri invece insultavano. E fu a questo punto che crebbe il caos. Negan provò a cancellare i commenti, poi rispose degli insulti, finì con l'insultare a sua volta, finché alla fine non cancellò il post e basta. Avevamo perso dei fan. Già, è un bel numero. E una fan in particolare venne a far notare che lei era stata insultata senza motivo. E probabilmente era vero, ma nella confusione era capitato. Non servì a nulla chiedere scusa, anzi, la voce degli insulti girò subito. Ci fu addirittura una pagina che pubblicò gli screenshot dei commenti. Ovviamente screenshot falsi. Vorrei sottolinearlo di nuovo, perché per esempio fra i commenti c'ero io, che non c'ero in quel momento, non c'ero in quei giorni sulla pagina, come facevo ad aver commentato? Non ci fu nulla da fare, tutti credevano agli screenshot e sembrava che tutta la pagina avesse attaccato i fan senza motivo, non che fosse un fraintendimento, un errore di Negan che, beh, aveva comunque ammesso il suo errore. Le scuse non bastavano e il chiacchiericcio continuò per settimane, finché alla fine, con molta calma, non si spense. E tornammo alle curiosità di sempre, tipo, sapevate che Mew salva i Pokémon? Cioè, queste erano le curiosità che piacevano un sacco. I pezzi di storia di Pokémon che non sa nessuno. Inizialmente i Pokémon dovevano essere 150, non 151 come nel gioco finale. E questo è il motivo per cui Mewtwo nel Pokédex è il 150 e Mew, che dovrebbe per logica essere primo, in realtà è 151esimo dopo Mewtwo. Già. Perché Mew doveva essere nominato all'interno dei giochi, ma non doveva esistere davvero, doveva restare una sorta di Pokémon misterioso su cui far nascere delle leggende. Nonostante ciò, venne creato comunque un disegno per Mew. Un Mew che venne lasciato nel gioco, però non venne mai finito, tant'è vero che non avevano ancora selezionato le MT e le MN che poteva imparare. Shigeki Morimoto, famosissimo membro della Game Freak, per sbaglio, o forse per scelta, inserì lo stesso questo Pokémon nei giochi, Mew. Non lo sapeva nessuno, in tutto lo staff nessuno aveva la più pallida idea di questa cosa. E quando i giochi uscirono, ebbero un sacco di problemi perché vennero ritirati subito dal commercio per la famosa storia della sindrome dell'abbandono. I Pokémon non hanno mai spinto nessuno al suicidio, non a questi livelli comunque. È una storia un po' diversa rispetto a quella che conosce la maggior parte della gente, ma comunque la sindrome dell'abbandono, sì, è effettivamente una cosa semi-reale, ve la spiegherò in un altro video forse. E beh, vennero ritirate dal commercio e quando uscirono di nuovo la Game Freak era andata ormai in bancarotta e tantissima gente che aveva lavorato a questi giochi, beh, venne licenziata. E fu a questo punto che Morimoto lanciò una sfida ad un giornale, Korokoro. Se conoscete Pokémon, conoscete di sicuro il giornale Korokoro, giornale giapponese che parla di videogiochi. E beh, Korokoro mise in palio un premio per il primo che avesse catturato Mew. E nella sfida si lanciarono moltissime persone, solo iscritte alla pagina 75.000, ma ce ne furono addirittura molte altre. E il gioco ebbe un enorme successo. E piacque così tanto che tutti si dimenticarono di Mew, che vabbè, alla fine venne trovato e finì il concorso. Ma beh, ora nessuno penserebbe mai di comprare Pokémon solo perché bisogna trovare Mew. Man mano che andavamo avanti con le curiosità, i fan aumentavano, finché nel settembre 2013, mentre ero a scuola, Negan mi mandò un SMS per dirmi che la pagina, la nostra pagina, mille cose che non sai sui Pokémon, era sparita. Non c'era più, non c'era più nulla, nessun post, nessun admin, nessuna pagina. Non sapevamo che cosa fare. Era un attacco hacker, avevamo ricevuto troppe segnalazioni, cioè nemmeno fra gli admin, chi poteva guadagnarci qualcosa a eliminare la pagina? E per qualche giorno ci fu il silenzio mentre noi cercavamo di capire che diamine fosse successo. E poi la pagina riapparve. Ma noi non eravamo più admin della pagina, non la potevamo più gestire, non potevamo più pubblicare nulla.
La pagina però era identica, esattamente come l'avevamo lasciata, perfettamente intatta. E pubblicava ancora curiosità. Come se nulla fosse successo, come se noi le stessimo pubblicando, ma c'era qualcun altro. E lo faceva a nome nostro, con la nostra grafica, firmandosi con i nomi di Mew, di Negan, di Reshiram. Le curiosità non avevano nulla di strano. Solo che noi non ne sapevamo niente, non eravamo noi a farlo. E finché il punto era questo, non c'erano problemi, ma il punto era un altro. Che la pagina, a nome nostro, insultava i fan. Ogni commento che cercava di contestare una curiosità un po' incerta o qualsiasi altra cosa riceveva un non rompere. Nessuna spiegazione, insulti gratuiti che andavano dalla cicciona al ritardato, addirittura proposte erotiche firmate Eve. Eve! E con che prove potevamo spiegare ai fan che non eravamo noi a commentare sulla pagina? Chiunque si poteva spacciare commentando dicendo: "Ehi, no, io sono il vero admin, mi hanno rubato la pagina". La polizia ci rise in faccia e basta, non era interessata delle bambinate. Quindi chiedemmo a qualche hacker, ma nessuno ci poteva aiutare gratis. Creammo una nuova pagina, i veri mille cose che non sa sui Pokémon. E da questa pagina cercammo di spiegare ai fan che la pagina non era più in mano nostra, non ce l'avevamo più noi. Però non avevamo delle prove certe e inaffondabili, e solo qualche centinaio di persone decise di crederci. La pagina ufficiale addirittura diceva che eravamo noi, quelli che si erano chiamati i veri mille cose che non sa sui Pokémon, ad essere solo gente che voleva trovare fan. Non potevamo dimostrare a gente che avevamo seguito dalla nascita della pagina e a cui eravamo affezionati che non eravamo noi quelli che li stavano insultando. E mentre i litigi aumentavano, i mi piace sparivano e noi continuavamo a supplicare gli amministratori della pagina, tramite ovviamente i messaggi privati, di ridarcela. Che cosa avevamo fatto per meritarci questo? Che cosa ci guadagnavate voi a sfotterci in questo modo? Finché dopo un po' di tempo la pagina sparì di nuovo. Noi speravamo che fosse sparita per sempre e provammo a ripartire con le curiosità, ma non ci riuscivamo perché, vabbè, anche fra noi admin c'era qualcuno che non ce la faceva più ed aveva mollato dopo questa storia. E la pagina, dopo un po' di tempo, riapparve con un post firmato Shield. Shield spiegava a tutti noi che la pagina era stata davvero rubata e che lui, Shield, ci avrebbe ridato la pagina a patto che Negan avesse chiesto scusa alla ragazza che aveva insultato. E non bastavano scuse scritte. Shield voleva un video pubblico, un video in cui Negan si mostrava in faccia e chiedeva dichiaratamente, pubblicamente, scusa per quella storia. Quindi sì, probabilmente era stata quella ragazza che aveva deciso di vendicarsi chiedendo a qualcuno di far tutto questo. Ma comunque, non era il caso di piangere sul latte versato. Avevamo un'opportunità, bastava che Negan chiedesse scusa. Però significava mettere a rischio il suo volto, la sua vera faccia. Non ricordo quanto tempo avessimo, una cosa a tipo 24 ore. E se Negan non avesse pubblicato il video entro 24 ore, la pagina sarebbe stata eliminata. E beh, Negan sapeva perfettamente che il torto non poteva essere del tutto dalla sua parte, anzi, Shield aveva decisamente fatto di peggio. E non voleva fare il video. Si rifiutava di chiedere scusa per una cosa che ormai non aveva più senso. Nonostante le difficoltà a convincerlo, alla fine decise di fare il video. E fu pubblicato. E Shield vide il video. E tutti i fan videro il video. La pagina sparì di nuovo. E poco dopo riapparve molto in fretta stavolta. E noi, ovviamente, non eravamo più gli admin, neanche uno! Esattamente come prima. Stavolta però la pagina era diversa. L'immagine di profilo della nostra pagina, su cui noi avevamo speso tanti mesi, tanta fatica, beh, l'immagine di profilo era stata cambiata. Ora c'era la faccia di Negan, presa direttamente dal video. E su tutta la pagina c'erano le sue foto private. E non si limitava a pubblicare foto private di Negan. La pagina lo sfotteva in ogni modo. Shield lo insultava.
Soprattutto per il suo aspetto esteriore, che poi non è che Negan fosse brutto, anzi, ma si attaccavano a ogni piccolezza, ogni minimo brufolo che trovavano in una singola foto. E se non c'erano difetti in nessuna foto, allora pubblicavano una foto privata e la usavano lo stesso per scherzarci sopra. Shield pubblicò persino il suo vero nome, in modo che chiunque lo potesse trovare e insultare. E lo chiamava Negran. No, Negan non era di colore. Era solo per il gusto di insultare. Nel frattempo nacque anche una pagina chiamata Mille cagate che non sai sui Pokémon. Sì, e usava battute infantili per insultare anche tutti gli altri admin. Era una pagina creata e seguita da tutti quelli che affermavano che Shield aveva fatto bene a rubarci la pagina, a fingere di essere noi, a insultare i fan, a chiedere un messaggio di scuse e a poi rimangiarsi la parola e tenersi la pagina. E in questa disperazione, dove Facebook non faceva nulla per aiutarci, noi non sapevamo più che cosa fare. Shield era invincibile e non potevamo farci nulla. Ricordo la disperazione di Eve e molti discorsi di Celebi. Preferivamo che la pagina sparisse, qualsiasi cosa, l'importante era che ci lasciassero finalmente in pace. Eravamo diventati un gruppo solido, eppure ora ci stavamo dividendo. Sherry ci aveva mandato a cagare, altra gente non ce la faceva più. Eve, sul serio, voleva lasciare la pagina perché era distrutta da questa cosa. Perché una pagina creata da te a cui hai dedicato tanto tempo, per quanto non abbia magari un valore monetario e per quanto non abbia magari 10 milioni di fan, beh, diventa comunque una cosa importante. Diventa comunque una cosa a cui tieni. E vedere Shield che la stuprava in questo modo era orribile. Era orribile. Meglio che la pagina sparisse. Finché a un certo punto non arrivò Charizard, una delle nostre admin che fino a quel punto si era comportata esattamente come noi, e che decise di parlarmi. Già, perché a quanto pare lei era una talpa. Cioè era diventata la nostra admin per tenerci d'occhio. Alla fine non è che lei ci avesse traditi o altro del genere, non era affatto interessata alla questione e basta. E ora si era resa conto del fatto che Shield stava davvero esagerando. E così mi spiegò che non solo lo conosceva, ma che facevano parte di un gruppo, tutti e due. Un gruppo chiamato A A N Y, ANI, che stava per Azione Anti Nabbi YouTubers. Praticamente un gruppo di ragazzi più grandi di noi che si divertiva punendo gli YouTuber più inesperti o irritanti. Non rubavano canali di solito, preferivano evitare salvo casi davvero gravi. E noi non eravamo un caso grave, per di più eravamo una pagina Facebook, quindi non c'entravamo assolutamente nulla. E loro decisero di permettermi di vedere le loro chat su di noi, di vedere che cosa si erano detti. E era stato Shield a decidere di prendersela con noi, nonostante fossimo una cosa che non c'entrava nulla con i loro obiettivi. Gli altri semplicemente se ne fregavano e lo lasciavano fare. Per quanto non fossi d'accordo con la loro visione purificatrice, dove loro sono gli dèi in grado di decidere chi postare su YouTube e chi no, beh, non potevo certo prendermela con loro. Loro, a loro volta, non potevano far nulla per convincere Shield a fare qualcosa. Shield era adulto e vaccinato, sapeva perfettamente quello che stava facendo, poteva tranquillamente eliminare la pagina se solo qualcuno, per quanto fosse suo amico, gli avesse rotto le scatole. E quindi mi impegnai e riuscii finalmente ad arrivare fino a Shield e a parlargli. Dopotutto io avevo creato la pagina e per quanto cercassi di tenere informati tutti gli altri admin su quello che succedeva, dovevo essere io a parlargli. Non avevo intenzione di parlare con tutti noi di gruppo. E anche Shield, quando gli parlai, dimostrò che sì, era stufo. Era stufo quanto noi di questa storia. Però era molto, molto più testardo. Ci voleva ridare la pagina, ma a una condizione. Negan, Ho-Oh, Reshiram e alcuni altri admin non erano ammessi. Rifiutai. Rifiutai. Non era una cosa dove semplicemente mi potevo accontentare.
e tradire tutti quanti loro, perché anche a livello logico, dai, i fan si erano affezionati a tutti noi. Perdere metà del gruppo era sconveniente anche a livello pratico. Quindi non avevo il minimo motivo di accettare una cosa del genere. Scendemmo a compromessi e un compromesso alla volta, alla fine accettò di lasciarci la pagina. Ma lasciare la pagina solo a me, come creatore di contenuti, e lui come unico gestore, cioè solo lui aveva il permesso di gestire ogni cosa. Noi potevamo pubblicare roba sulla pagina, ma era lui a decidere ogni cosa e lui poteva decidere chi restava nella pagina e chi se ne doveva andare. Quindi sì, quantomeno così avevamo una minima opportunità di riavere la pagina, di riaverla tutti quanti. Il patto era che al primo sgarro avrebbe potuto decidere liberamente di buttare fuori dalla pagina chiunque rompesse le scatole. Certo che non mi stava bene, ma per niente, ma affatto. Però non potevo semplicemente rispondere Nisba. Accettai. Accettai. E la pagina sparì ancora una volta. Diventai creatore di contenuti. E finalmente la pagina era nostra. Una soddisfazione enorme. La pagina era tornata nostra. Io ero creatore di contenuti. E dopo un paio di minuti che ero creatore di contenuti, la pagina sparì di nuovo e io non ero più admin. La pagina era sparita di nuovo. E perché? Con quale scopo? Ce l'avevo! Ce l'avevo tra le mani! Cioè, voi non potete capire l'irritazione dell'essere riusciti dopo tanta fatica e tanti mesi a riottenere la propria pagina e dopo un paio di minuti sparisce! Sparisce! E anche la pagina mille cagate che non sa sui Pokémon era sparita. E dopo poco tempo la pagina riapparve. E di nuovo, nessuno di noi era admin della pagina, nessuno la poteva gestire o toccare minimamente. Già. Stavolta però, ovviamente tutti i post che sfottevano Negan erano rimasti lì dove erano. La pagina era ancora identica, c'erano tutti i messaggi di Shield. E poi apparve un nuovo post. Il nuovo post diceva che la pagina non sarebbe mai tornata a noi. Mai più. Mai. Punto. Solo che non era stato Shield a firmarsi, ma Drake. Chi era Drake? Nessuno lo sapeva. Shield disse semplicemente che si era stufato di questa storia e quindi aveva lasciato la pagina a lui, come gestore. E basta. Non gliene fregava più nulla. E da quel momento in poi la pagina non pubblicò più nulla. Rimase Drake come unico gestore. Nessuno, neanche nel gruppo ANI, Azioni Anti-Nabi YouTubers, nemmeno quel gruppo sapeva chi cacchio fosse questo Drake. Shield era introvabile e aveva vinto. Noi avevamo perso. E la nostra pagina ufficiale, mille cose che non sa sui Pokémon, dopo pochissimi giorni, sparì. Stavolta per sempre. Non è mai più ricomparsa, è stata completamente eliminata. E la nostra pagina, chiamata I veri mille cose che non sa sui Pokémon, vabbè, decidemmo di trasformarla nella nostra pagina ufficiale, prese il nome della vecchia pagina, cioè Mille cose che non sa sui Pokémon. Se la cercate su Facebook, è ancora lì. E ci sono ancora tutti i nostri saluti di quando l'abbiamo lasciata perché non riuscivamo più a farcela. Oltre ad essere distrutti, terrorizzati, i fan non ci credevano più, c'erano alcuni che erano troppo confusi, quelli che credevano che Shield avesse ragione, quelli che credevano che noi e Shield fossimo la stessa persona, che avessimo fatto tutto questo per finta per guadagnare soltanto qualche mi piace in più. Tutto lì. Restano pochissimi mi piace, che sono quelli di quei pochi che ci avevano creduto. E se siete degli ex admin che facevano parte della pagina, comunque
Contattatemi pure. Dovreste ricordare il mio vero nome e tutto il resto, dovremmo essere ancora amici su Facebook o altro del genere. Mi fa solo piacere parlare con voi. Poi magari posso fare anche un video con tutto quello che volete aggiungere. Se invece siete gente che conosceva in generale quella pagina, beh, sono felice di ritrovarvi qui. Il mio canale è più vecchio della pagina, ma ha avuto successo prima la pagina che questo canale. Comunque, chiunque voi siate, ditemi pure la vostra opinione. Per ora vi posso soltanto dire che ho fatto tanti errori in quel periodo, che me ne sono pentito tantissimo, che non voglio che quella pagina rinasca o altro del genere, perché ormai ha perso il suo senso. Comunque in molti avevano commentato facendomi notare che ehi, ti piacciono i Pokémon, hai fatto dei video con 100 curiosità che piacciono a tutti, soprattutto quello di Steven Universe, perché non ne fai uno sui Pokémon? Beh, non lo faccio perché io ho pubblicato molto più di 100 curiosità, con l'aiuto di molte altre persone, tra l'altro. E di quelle curiosità, cioè, se ne mi erano 100 o un migliaio erano di tutti gli altri. Erano davvero tantissime. Non ho mai raccolto così tante curiosità in vita mia, ok? Io continuo ancora ogni tanto a modificare i post su Pokémon Central Wiki, quindi se leggete qualcosa di interessante lì, c'è la minima possibilità che sia mio, però su Central Wiki c'è talmente tanta gente che non saprei nemmeno che cosa dire. Se cercate 151G fra gli utenti che modificano le pagine, potete avere anche l'elenco di tutte quelle che ho modificato e tutte le pagine che sono completamente mie. E intanto ne approfitto per dirvi, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, perché guardate che sembra strano, ma in realtà le iscrizioni contano moltissimo nelle cose che posso fare su YouTube. Grazie a voi tantissimi iscritti, io ora posso fare un sacco di cose che all'inizio non potevo fare. Ma beh, non posso ancora far tutto su YouTube. Tutto dipende da voi. Quindi se volete che io migliori il mio microfono o altro del genere, beh, dipende semplicemente da quanti di voi guardano i miei video o si iscrivono o altro del genere. Non sapete quanto siete importanti. Però qualsiasi cosa io vi dico passerò per un leccaculo, quindi me ne sto zitto e basta.